Grande Fratello VIP, Raffaello Tonon, rivelazione shock sulla famiglia. Raffaello Tonon si svela al Grande Fratello VIP. Raffaello Tonon è arrivato da sole 2 settimane al Grande Fratello VIP, ma sembrerebbe essersi integrato davvero bene con il resto dei componenti della casa. In particolare l'opinionista ha legato con Luca Onestini e Ignazio Moser, i quali lo fanno letteralmente impazzire con i loro continui scherzi. E proprio con l'ex tronista di Uomini e Donne Raffaello si è lasciato andare a cuore aperto rivelando un retroscena shock sulla sua famiglia. Inizialmente Tonon ha svelato che con suo padre non ha nessun rapporto, anche se ancora l'uomo vive con sua madre. Inoltre, Raffaello ha precisato che in passato durante la sua adolescenza il padre è stato una figura presente nella sua vita, ma ora le cose sono completamente cambiate, per lui il rapporto con il padre è infatti qualcosa di archiviato, un capitolo del tutto chiuso. Infine, Tonon ha concluso il discorso dichiarando che ora sente l'uomo soltanto come il marito di sua madre, nulla di più. Luca Onestini, incuriosito per tale dichiarazione, ha deciso di scavare più a fondo domandando all'amico ulteriori dettagli, i quali gli sono stati presto dati. Grande Fratello VIP, Raffaello Tonon rivela un retroscena su suo padre. Raffaello Tonon, non volevo deludere l'amico trovato al Grande Fratello VIP, ha quindi affermato quanto segue. Siamo stati una famiglia molto disgraziata, fatta di rapporti disgraziati, e tutto è partito da lui. Insomma, il passato turbolento di Tonon sembrerebbe essere tutto legato al difficile rapporto che ha avuto con il padre, anche se Raffaello, almeno per ora, non ha voluto svelare altro. Luca, capendo la difficoltà dell'amico nell'aprirsi su questo argomento, ha voluto non continuare ad indagare. Tuttavia Tonon ha voluto anche dire che deve tutto a sua madre, la quale ha saputo fare tutto, anche fare il padre. Raffaello Tonon si è fatto conoscere durante questa settimana per il suo carattere scherzoso emerso proprio grazie alle continue burlate che gli hanno fatto Luca e Ignazio, ma anche per la litigata avuta post diretta con Giulia De Lellis. Nessuno tuttavia conosceva queste debolezze del conte, che sarà argomento trattato durante la prossima puntata serale del programma.